ho una proposta semplice, di ripensare totalmente la Sardegna, di fare un'analisi attenta del contesto oggi europeo e globale, e ci sta dando delle indicazioni totalmente diverse, ci sta dicendo di ripensare il modo con cui l'uomo sta nella natura, ci sta dicendo una transizione verde, ci sta dicendo di ripensare il modo con cui traiamo, produciamo energia, e quindi siamo in mezzo a una transizione energetica, siamo in mezzo a una transizione digitale, la transizione ora della intelligenza artificiale generativa, ci sta dicendo di pensare a una regione più connessa, più coesa, più connessa al proprio interno, paesi, città, territori diversi, e connessa con l'esterno in maniera ordinata e costante tutto l'anno. E infine ci parla di inclusione sociale, cioè della priorità di una salute, di un sistema sanitario che funzioni, e della priorità di non lasciare dietro nessuno rispetto alla possibilità di partecipare a pieno titolo nel costruire una Sardegna nuova. Non lasciare dietro nessuno, avere cura delle povertà estreme che purtroppo stanno aumentando in Sardegna, avere cura di chi è fuori dal mercato del lavoro perché magari non ha le competenze necessarie o non ha le competenze giuste in quel momento, e quindi avere cura significa riprendere in mano la possibilità di formare, di insegnare un lavoro che possa dare a pieno titolo la possibilità di essere occupati con un lavoro stabile, ben retribuito, e che ti renda indipendente a pieno titolo. Ecco, una Sardegna che è in un momento storico che sta vivendo delle transizioni epocali, la transizione verde, energetica, la transizione digitale, del lavoro impiegatizio attraverso l'intelligenza artificiale, la possibilità di essere più connessi anche con nuove regole che riguardano il traffico aereo e il traffico navale. La grande rivoluzione che valorizza l'enorme patrimonio che ha la Sardegna dal punto di vista forestale, dei paesaggi di macchia mediterranea e di pascolo, che sono il principale attrattore dell'anidride carbonica, del CO2, e quindi danno un contributo enorme alla possibilità di mantenere l'aria pulita e soprattutto combattere il cambiamento climatico. La capacità di attrarre CO2 a un valore economico sul mercato che non è stato ancora riconosciuto alla Sardegna e che deve cambiare in maniera sostanziale l'atteggiamento che noi abbiamo verso il lavoro forestale, il lavoro di tutela ambientale, il lavoro anche di nuova forestazione. Ecco, in tutto questo c'è davvero la possibilità di immaginare e di costruire una Sardegna nuova, una Sardegna che finalmente riesca a bastare a se stessa, produrre ricchezza, produrre lavoro e superare definitivamente quel ritardo di sviluppo, quel ritardo di ricchezza, quella povertà che ci siamo trasferiti da una generazione all'altra, e sembra una condanna da cui non si può prescindere. Non è una condanna per sempre, non è una mala sorte. I sardi di oggi, con la forza anche dei giovani che abbiamo visto oggi, anzi soprattutto con la loro forza e con il contributo di tutti, hanno la possibilità davvero di realizzarla questa Sardegna nuova. E io sono qui per questo, per dare una mano a cambiare il futuro di questa regione.